Buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono le 10:15. Io sto contento da ieri con gli asciugamani che abbiamo comprato e vi le volevo mostrare, ma le ho dovute lavare perché scaricano molto colore. Non lo so perché, ma stanno scaricando tantissimo, tantissimo di quel colore. Infatti, ci sono rimasto che comunque ieri l'ho messo in acqua, poi le ho lavate. Stamattina che le ho prese da fuori, ho detto ora faccio una prova, vedo come asciugano, perché sulla confezione stava scritto 100, mettimi a poco, cattivella. Sulla confezione stava scritto 100% cotone. Per cui ho detto, ripetiamo come acciuga. Ecco, mi sono bagnate le mani per fare la prova e mi sono ritrovata le mani, vabbè, dalla fotocamera hanno penso che sì. Si nota che comunque me lo sono tolto. Mi sono ritrovate le mani vetti, perché ho preso le asciugamani colorate fucsia, peach, quiccia, vette e blu. E mi sono trovate le mani vette, completamente vette. Me le sono ritrovate. E ho deciso di metterle di nuovo in acqua. E infatti sono andata a controllare poco fa e l'acqua selvatica vette è scaricato, ancora scaricato colore. Non lo so, è una cosa che non ci sono andata mai. È stata ieri la primissima volta che sono entrata in questo negozietto a scafati, ma da casa mia io non ci vado più. Perché comunque, stavano 2,50 euro gli asciugamani, se quella per il viso e se quella per l'ospite, 2,50 euro. Ma vanno pena, stava scritto 100% cotone, e visto la riuscita, diciamo, che stanno avendo, vanno proprio pena. Pena, pena. Nel frattempo ho preparato il sugo per domani per fare la lasagna. Mi sono riordinata la cucina, mi sono lavata anche i capelli. Aggiornamento, asciugamani. Stanno ancora in acqua e stanno ancora scaricando. Intento il colore. Sinceramente io non so più cosa fare, più che tenerli in acqua. Puntualmente vado a controllare, perdono colore, mi coloro le mani che dalla fotocamera non si nota. Io non so più cosa fare. Veramente non ho più idea di cosa fare, raga. Più di farle stare in acqua per fare in modo che per te perdono più colore che possibile, ma prima le ho strette, incappiato l'acqua mi è sempre colorata. Infatti sono andata a controllare poco fa, 2 minuti fa, e l'acqua mi esce ancora colorata. Buongiorno e buon Ferragosto. Io tra 5 minuti parto a fare le mie pulizie giornaliere, anche se è sabato, però faccio quella giornaliera e la pulizia settimanale
a te spotto a lunedì, perché comunque devo fare la lasagna, devo fare il polpettone, per cui voglio, diciamo, sprecarmi a pulire e poi dedicarmi alla cucina, perché oggi penso che mio marito torna alle 13 a casa, 13, 13 e 30, per cui mi voglio sprecarmi in modo tale che trova, per quanto rientra, tutto pronto. Un piccolo aggiornamento sui acciugamani. Taccotto, logicamente taccotto con mio marito, l'abbiamo buttate, perché io che devo che farle stare in acqua per un'ora, 2 ore e poi lavarle, si sarebbe fermato quel perdere il colore. Ma però, se non ero nelle clip precedenti, ve l'ho detto, non mi ricordo, comunque non era così, perché ieri mattina alle 11:30 entrate da fuori, ho fatto la prova lavandomi le mani e asciugandomele. E dopo asciugate mi sono trovate le mani Betty. Le ho rimesse di nuovo in acqua. Sono state in acqua dalle 11:30 mezzogiorno fino alla sera alle 20, 20:30. E family cara, l'acqua usciva sempre colorata. E asciugamani perdevano ancora il colore. Ad appunto quando tornò mio marito a casa e ha visto che asciugamani stavano ancora in acqua e scaricavano ancora il colore, mio marito ha detto no, buttiamole, perché se tu già le lavate ieri, giovedì le lavate e stanno ancora scaricando il colore, secondo me, disse mio marito, quanto tu le metti e viene qualcuno che si asciuga le mani, si ritrova le mani colorate e facciamo una brutta figura. Per cui le abbiamo buttate, quelle là colorate, la fucsia, la verde e la blu, le abbiamo buttate. L'uniche tre colorate, sì, perché pensi beige, gricia, fucsia, verde e blu. La patch e la criccia non mi hanno dato problemi, cioè non hanno scaricato il colore, mentre la verde, la fucsia e la blu scaricavano il colore, per cui le colorate le abbiamo buttate e la patch e la criccia ce la siamo tenute perché non ci hanno dato problema. Comunque è un piccolo aggiornamento che vi ho voluto fare. Adesso mi vado a legarmi i capelli, perché sinceramente a fare i servizi con i capelli ciotti io non ci riesco, per cui mi vado a legarmi i capelli e inizio a fare le mie pulizie giornaliere e noi ci vediamo dopo che prepariamo insieme lasagna e polpettone. A dopo, ciao!
siamo pronti. Ciao family. Non si sa ancora dove andiamo, ma vediamo un po'. Andiamo. Il bello di mio marito. Dove andiamo non si sa, però andiamo. Lo vediamo un po'. Però, come sapete, lui è il mio assaggiatore. Ottimo, sia il polpettone che la lasagna. Si è fatto scosto, ma mangiate tutto. Poi ma solo il polpettone per stasera. E colgo l'occasione per dare un buon Ferragosto a tutti. Anch'io non è che ho seguito la dieta. Per niente. E secondo me un altro sgarro ci sarà. Pure dolce, ci vuole. Un bel gelatino, vediamo. Non ce la faccio più! Ecco, da domani lei dieta, io no, io devo ingrassare, devo fare l'incontro. Allora, oggi non ho seguito per niente la dieta, che comunque mi sono mangiata un pochino di lasagna e mezza fettina di polpettone. Raga, mua! Speciale, veramente, buono. La lasagna poco, quella mozzarella, che io ne esco matta. Quando usi la roba buona si sente. È proprio. Un'altra cosa. Wow, ma poi il polpettone. Ottimo, eh. Molte di loro, la carne nei supermercati, ma che questa qua che ho pure preso da macellare. Non è che non la mangiavo, ma quello ci ho detto oggi a mia moglie, ho detto si sente la differenza, ma dopo dal macellare, ma è banale, parliamo di carne macinata, una cosa banale, non parliamo di arrosto o di scottone o cose di qualità. Però si sente la qualità, non c'è niente da fare, si sente proprio la carne. Ma da nostro amico macellaio. Tutto, tutto è buono. È buono, uso roba casareccia, quindi ti recchi baffi. Ciao, family, a dopo. Ciao. Ci siamo fermati sull'autogrill per fare una pausa caffè e sento le 16:45. Ci voleva questa pausa caffè. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando a Mater Domini, a San Gerardo. San Gerardo, Mariella. Pensi a Mater Domini. Stavamo mettendo la dosata, io stavo già pensando di andare a San Gerardo. E tu? Pure io avevo fatto la stessa idea, ho detto vabbè, ma vediamo un po'. Abbiamo fatto la stessa pensata. La stessa idea di attare amati tonimi. Yeah! Per cui ora fate la pausa caffè, ci mettiamo di nuovo ghiaccio e ci accendiamo a saceato. Dopo. Siamo arrivati a San Gerardo. Ora siamo, diciamo, in parcheggio. No, in parcheggio. Aia parcheggio, che stiamo andando in chiesa. Ci faremo un giretto per la chiesa, anche se è stato le 17:20. Penso che le 18:30 dicono la messa, però l'unico problema è che io non me l'ascolterò la messa, che sinceramente con la mascherina
cose troppo. Non ce la faccio. Non ce l'aspettavamo, ma c'è tantissima gente. Non ce l'aspettavamo perché pensavamo tutti al mare. Hanno fatto tutti la stessa pensata nostra. Hanno fatto tutti la pensata di venire a Sacerato. Perché il parcheggio è bello, pieno, pieno di macchine. Bene. Logicamente, diciamo un giorno di festa, il 15 agosto, allora ognuno, dice, andiamocene a Sacerato, al mare, per cui tornavamo, andavamo oggi, sicuramente trovavamo persone. Però sono più contenta che sono venuta qua, comunque un luogo sacro, e no al mare che sa qualche cretinello. Vabbè, ora vi faccio vedere la chiesa e tutto quello che c'è dentro.
siamo tornate a casa dopo questa bellissima, questo bellissimo pomeriggio trascorso a San Giovanni Marella, a Monte Tonimi. Poi siamo andate a Bottegagnano, che ha un cinesino, perché mi dovevo comprare il fratito, che vi faccio vedere, questi qua semplicissimi, pagati 1 euro, che teneva l'offerta, perché di solito questi qua costano sempre 3 euro e lui li teneva a 1 euro. Poi salti ferma lunetta, ho comprato i sacchetti per le bamboline mie, 70 centesimi, 2 cover, una per mio marito, questa qua nera, e la rossa è per me, il colore verde come il telefonino di mio marito ci stava, ma non c'era viola, perché li volevo verde viola, e abbiamo preso rosso per me e nera per mio marito, e l'abbiamo pagata 1,50 euro. E abbiamo preso 2 pellicole di vetro, pagate 2 euro ogni pellicola, perché a me non andava bene, a mio marito si è un po' rotta e ne abbiamo prese, e ora mio marito me la mette pure la pellicola, e poi ci mettiamo le cover nuove vicino ai telefoni. Poi ho preso questa sampiolina al profumo di vaniglia per portacenari, è anche utile per portacenare che ha usate in macchina, se qualcuno lo usa un po' di sappiolina di questa, in modo che quando voi andate a spegnere la sigaretta rimane il profumo di vaniglia e non si sente diciamo la puzza della sigaretta. E poi questo qua ha pagato 1,50 euro. Una. Poi abbiamo preso la portacenere, 1,20 euro, questa qua 500 euro con il disegno da 500 euro è fatta in questo modo. E poi per soltanto 6 euro questo vestitino, che sotto però è a pantaloncino, io di un altro colore ma diciamo della stessa qualità c'ho il vestitino lungo, e ora mi sono voluta prendere questo qua cotto, che sotto c'ha il pantaloncino, lo lavo primo e poi me lo vado a musurarmelo per mettere il pantaloncino se è troppo cotto, se va bene e tutto quanto. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!